Adesso è terminato il Festival delle Passeggiate e siamo qui con l'ideatrice insieme a Tiziano Panici di Dominio Pubblico, però l'anima pulsante di questo festival è Giulia Nania, cantante, autrice, poetessa, disegnatrice. Infatti qui siamo al Mitreo, Arte Contemporanea a Corviale, ci sono anche le locandine e i quadri. E i disegni che ha fatto Giulia per la passeggiata, perché ogni giornata davano delle cartoline con i disegni di Giulia in omaggio. Sì, più che altro è un gesto simbolico e romantico come passeggiare, no? Il fatto delle cartoline, sia cartolinizzare dei quartieri che sono non raccontati nelle cartoline di Roma, no? Se ci pensiamo al Trullo Corviale, non è che se vai a San Piero trovi un'immagine del Porro Trullo tra le cartoline da spedire, quindi ci piaceva anche questo gioco. E poi sì, la cartolina come gesto romantico, perché poi di base quello che cerchiamo di fare con questo festival, io perlomeno, è di riaccendere un motore romantico in questa città. Per me camminare insieme queste 4 giornate che abbiamo fatto anche insieme a voi di Radio 32 sono state romantiche prima di tutto, e nella parola romantico c'è anche Roma, che è per eccellenza forse la città più romantica del mondo, e potrebbe esserlo anche a Corviale. Abbiamo visto oggi che era molto romantica, quindi tu che ne pensi? È stata bene? Sì, io ho visto tantissime scritte con Giulia ti amo, Edoardo ti amo, dunque, infatti ci ho fatto caso che È vero, dai. anche se dove ci stai tu, comunque l'amore è uno dei temi centrali, però insomma anche Corviale lo ha rappresentato in tante cose diverse, come anche il calcio sociale questa mattina, l'amore per il territorio e che ci ha detto anche Massimo Vallati, e quindi comunque è stato Tra l'altro molto Massimo, emozionante. sì, che poi Massimo, ora non so bene per quale motivo, ma insomma gli è stata anche recentemente bruciata e incendiata una macchina. Diciamo, quello che ci piaceva fare con questo festival, allora, prima di tutto per me era molto importante avere Radio 32, ho rotto molto le scatole a Tiziano, non perché non volesse, però dice: guarda che secondo me ci vuole comunque il contributo di Martina, perché io conosco più te, comunque anche loro, perché non possiamo fare un festival di passeggiate senza pensare a come trovare la chiave per passeggiare insieme. A volte c'è una disabilità, secondo me, in questa città molto attiva, che è quella umana. Cioè, questa città si è scordata, ma non per colpa sua, poverina. Roma è bellissima, è molto umana. Però le persone sono state lasciate sole in questi anni, hanno tentato di isolarci tutti. E quindi per me era importante avere Radio 32, perché non si può ripartire dalle passeggiate senza che tutti più o meno troviamo una chiave. Certo, questi giorni pochissime erano le persone, magari per esempio sulla Serra delle Rotelle, che potevano godersi queste passeggiate. Però abbiamo cominciato perlomeno a porre l'attenzione sul fatto che torniamo a passeggiare tutti insieme, e in più occupiamoci pure degli altri. Cioè, pensiamo a che dono, che fortuna che abbiamo noi che possiamo passeggiare, e quindi aiutiamo anche gli altri a vedere come non inciampare nell'isolamento, nell'alienazione, nella solitudine, no? Sì, no, infatti, poi c'è stato qualcuno in realtà, c'era il signor Walter di C'era Garbatella, Daniele. c'era Daniele, e Le insomma, vostre quindi. sentinelle, sì, importante era avere le vostre opinioni, perché in queste passeggiate venivano anche le istituzioni, che si fanno sempre molto belli. Io non capisco come mai non sia la prima cosa che fanno. Anche oggi, per esempio, abbiamo fatto questa passeggiata a Corviale, che è stata bellissima, l'avete raccontata con la radio, veramente bella. Anche ieri è stata bella, molto più dolorosa ieri, sarà la pioggia, sarà che abbiamo passato dei punti molto degradati. E ti stavo dicendo, aspetta, mi sono persa. Però che ci sono state anche le istituzioni in alcuni Ah, momenti, sì, e le e quindi. istituzioni misteriose come sempre, perché poi sono esseri umani, però come se gli mancasse qualcosa, io non capisco. Cioè, oggi parlavano di soldi del PNRR che dovrebbero arrivare a Corviale, pari fiumi di soldi, e per fare i parchi. E tu dici: i parchi già ci stanno, sono pure tenuti abbastanza bene, ma ci vuoi mettere una pizzeria?
Cioè, e poi dice: noi finalmente facciamo, io finalmente faccio i parchi. Ma com'è possibile questa cosa? Cioè, dovrebbe essere fatta da subito, come da subito in un quartiere devono essere fatte, deve essere possibile per una persona camminare, deve essere possibile avere tante panchine, posti dove sedersi e riposare, per esempio per gli anziani, per i bambini. Cioè, io penso anche proprio banalmente tante panchine, non so se dico una cavolata, ma Marti, questa cosa che per esempio Turmarancia, che noi conosciamo bene, c'ha poche panchine, cioè per cui tu manco dopo poi, cioè non solo non c'è star bar, però non te puoi manco sedere con la tua ragazza a darti un bacio. Eh sì, anche per esempio il bar, semplicemente il bar è un posto d'aggregazione. Sì, inutile che mi fai a Murales, a Stamperia, noi, tutte cose che abbiamo raccontato e ci piacciono tantissimo, il calcio sociale, ma poi fa non ci può non essere 7 bar a Corviale, cioè stanno su Viale Aventino, cioè ci sono 50 bar, uno uguale all'altro. Cavolo, cioè, è strano che non sia nato da chi sta qui, certo, ma ci sarà un motivo. Mentre la gente è talmente tanto offesa e isolata, insomma, famo un bar a Corviale. Sì, che ci vogliamo pure piena birretta noi, che noi ci piacciono i posti comunque affascinanti. Sì. Poi che potenziale c'ha a Corviale? Dai, sono 3.000 persone che vivono qua, vengono solo a farsi ogni tanto le campagne elettorali. E poi abbiamo scoperto in cammino questi giorni, c'erano tante persone, anche tante adulte, quindi insomma tanti anni che vivono, sono nate a Roma, 70 anni, 80 anni, è mai stata a Corviale? Ma ti è venuta mai la curiosità? Anche al Trullo parecchi dicevano: non ci sono mai venuta qui. Trullo pure è vero tanto. Corviale mi colpisce di più perché io, per esempio, abbastanza presto ho avuto la curiosità di conoscerlo, perché per me è una cosa di Roma troppo grossa, cioè enorme, cioè Corviale è una cosa che è stata, che è successa a Roma, gigante, cioè la Nuvola dei Fuxes in confronto non è niente, no? Cioè la Nuvola dei Fuxes è un'opera, diciamo, un po' criticata, però insomma interessante architettonicamente, ma non è che hanno vissuto delle persone, vabbè. Sì, sono tante storie da raccontare e abbiamo, cioè grazie a questo festival, sì, che comunque ricordiamo che è la seconda edizione, che magari riusciamo pure a farne una terza, sì, grazie al festival. Quello che volevamo fare noi era questo: portare gente che non c'era mai stata a Corviale e al Trullo. Al Trullo era più facile perché, come hai notato tu, che pure questa cosa che hai detto bella delle scritte sui muri è molto interessante. Io non ci avevo fatto casa, che è piena di dediche d'amore Corviale, quindi insomma ci si innamora qua. Al Trullo Martina mi ha fatto notare, diceva, ma era più facile che si creasse la situation festaiola perché c'erano i cortili. Per esempio a Corviale c'è stato solo un unico grande cortile inquietante, pieno di anfratti, molto labirintico, no? Sì, però anche pure un po' alienante, perché comunque vedi tutti questi, questo grigio, diciamo, che è tagliato a metà, no? Quindi vedi un po'. Però è come se fosse un grande corridoio. Invece a me mi mancava proprio la piazza che ho visto al Trullo, che è stata invece dove abbiamo fatto radio con live in lì cortile. Sì, lì è stato proprio bello. Poi pure arrivare lì, vedervi con la radio, cioè era un po' quello che. Qui è diverso, le persone giustamente si sentono un po' in base, perché la gente l'ha sempre vista un po' come il turismo, come si chiama quello che si fa quando, un po' come quando vai allo zoo, stai da fuori, li vedi, ma non interagisci. No, cioè magari chi è passato di qua o voleva fare qualcosa di utile, magari tanta gente ci si va, che vuoi da me, che lo capisco pure, altri magari vengono a fare una sorta di turismo dell'orrore, che appunto noi spero che queste due giornate, cioè le persone erano molto carine, quelle che sono venute in cammino, ovvio si fanno delle foto, ma in generale perché ci piace fotografare, cioè tutti noi fotografiamo quello che vediamo, non era una cosa di, mi sembrava, no, poi una morbosa, cosa che mi ha fatto notare Marcella invece, che voi durante il festival coinvolgete le persone che ci abitano, questa è una cosa bella. Ieri hai fatto una dedica a Brunilde da balcone. Sì, c'era una signora affacciata e non si poteva non fare una serenata, e oggi per esempio si è affacciata, invece è venuta a sentire, poi sono venute una medicina di persone pure a vedere il concerto di Lavinia Mancusi alla fine. E con Corviale è stato difficile coinvolgere proprio chi ci abita, perché è sempre per il grande mistero di Corviale, che è lo stesso mistero per cui tu dici: come mai un posto dove vivono 3.000 persone non senti una mosca? E noi viviamo una città cacofonica, dove ognuno di noi si permette di urlare, di fare, o qua
non vola una mosca. E lo stesso motivo per cui non è facilissimo coinvolgere le persone, ma poi invece ti rendi conto che invece hanno pure tanti voglia. Ripeto, qua vivono tante famiglie che anche benestà, magari, che stanno insomma bene, e purtroppo c'è stata tutta una parte un po' più invece oggettivo di occupazioni non curate, lasciate a loro stesse, spaccio come in tutta Roma. Se vai a Trastevere devi l'ansia pure a Trastevere, cioè non so come la vivete voi, però per me Trastevere è ancora più grave oscena di Corviale su delle cose. Perché sì, è facile là, puoi fare tutto bene, e invece pure Trastevere l'hanno lasciata diventare un posto poco passeggiabile, poi se ci pensi, no? Cioè. Sì, infatti comunque cercate di portare comunque il clima di bellezza, di arte. A me questo mi piace tantissimo, il fatto che non è una passeggiata turistica, cioè si porta proprio arte, sì, poesie, scelte, si attiva proprio un bel clima. Sì, l'idea nostra è questa, ma credo che un po' ci accomuna questo, il motivo per cui erano anni che con Martina dicevamo di fare qualcosa proprio di concreto insieme, e con la radio soprattutto, insomma. Poi parlo di Martina perché la conosco meglio, ma insomma conosco tutti gli altri vari personaggi con cui mi sono anche divertita, abbiamo suonato, ho fatto già altre pazzie insieme, devo dire, perché comunque un po' che ci coinvolgiamo. Però questa era proprio una richiesta mia ufficiale, di avere la radio come partner, e se facciamo altri festival, passeggiate nei limiti dei vostri impegni, è importante comunque avervi con noi in qualche forma, perché per esempio anche se riusciamo a fare il festival a Santa Maria della Pietà, ecco, voi avete fatto tutto questo lavoro dei podcast, di raccolta di storie sulla salute mentale, io volevo fare proprio che addirittura la gente passava nel giardino del Santa Maria e sentiva le vostre storie con un giardino sonoro, quindi vedrai che vi coinvolgiamo in altre cose. Ah, sicuramente, sì, sì, noi siamo contenti, quindi ti ringraziamo per averci... ...americano, e decolonizzare significa resistere, quindi... Vive la libertà, e questa è Madimedia. Fammi capì, questa faccia sfacciata, c'è qualcosa da di. Fammi vedere, se c'hai occhi sinceri, o se sto solo neri come i corvi che t'aspettano, che rubasse tutto l'oro, e tenesselo per loro, e tenesselo per sé. Tanto a te l'ho capito, non te venga vestito, sei come l'altri, fammi pazzi, mentre mangi il gelato, io mi scaldo il passato e mi sei scioglie il sorriso. E finiscono per stracci. Fammi il favore, tanto a me non mi incanti, coi diamanti redenti che te brillano, so tutte le amanti che te sei divorato, come un lupo affamato, bello come uno zingaro. E già lo so, metà la zona, si sa voglia. E mi lascerai da sola te, se tu mi lascerai, ma dimmi te, come faccio ancora a credere alla voce tua del vento, su sta cuore che la voglia e dai il tormento, e allora dimmi te, che sto ancora qui a combattere. Che si ammazzano le baci e finiscono per stracci. Ah, bella. Non ti fa tutto sto firma. Io c'ho in mano un fiore e tu mi guardi così. Me graffi.
come una gattaccia incattivita, mentre io sto qui a darti un'altra fregatura. Mi voglio innamorare senza paura, e non sto qui a darti un'altra fregatura. Voglio leggere in testa un pensiero solo, che non ho letto, ma un amore vero, tutto intero. E allora dimmi te, che sto ancora qui a combattere nella guerra dei voraci che si ammazzano le baci e finiscono per stracci. Lavinia Mancusi, giornata delle passeggiate. Tiziano Panici, un applauso al direttore artistico di Dominio Pubblico. Clara, Flavia, tutte le persone che stanno dietro a questo festival. Un applauso alle Playgirls from Caracas, Marco, Rita, Pablo il pappagallo magico. Un applauso a Corviale. Forse a fine mese faremo un altro festival, chissà se ci riusciamo. E sarà camminare nello stato della mente. Eh sì, dove potrebbe essere? Dove potrebbe essere camminare nello stato della mente in questa città, in un posto che non si racconta tanto, ma molto importante come questo? Dove tutti prima o poi ci passiamo. Il Tevere. Non il cimitero, non il Tevere. Ma rimaniamo sospesi. Due domande. La prima, qual è secondo te a livello, diciamo, percentualistico, la prima cosa che bisognerebbe fare a Roma? Diciamo, perché è talmente varia la questione della disabilità, però una delle cose che potrebbe già rendere la vita più facile a tutti, qual è che non c'è? Secondo me a Roma il problema è che sono tanti piccoli paesi, quindi il punto è che si bisogna lavorare sui dei singoli territori, quindi municipio per municipio. Per esempio mo c'è una legge che si chiama dell'86 sul piano d'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, che è dell'86, ma cioè, i comuni la evadono tranquillamente da anni. Diciamo che anche col Disability Pride stiamo cercando di scusate, c'è una legge. Di far anche delle delibere che possano dare anche le risorse economiche ai singoli comuni per poterla attuare. Perché poi i municipi a livello di Roma, però nel territorio specifico bisogna andare secondo me per zone. Perché ogni zona ha una... Devi sempre beccare fondamentalmente un'istituzione virtuosa e sperare che quella persona investa prima su quello... E non ma anche fare rete, perché abbiamo visto anche oggi, per esempio, no, calcio sociale eccetera porta comunque delle risposte. Si attiva, per esempio, anche faccio l'esempio di Daniele Lauri, il nostro uno dei redattori. Lui ovviamente ha costruito una rampa al suo locale, allo Yeti, che sta al Pigneto. E calcola, gli hanno fatto anche una multa, perché inizialmente gli hanno fatto una multa perché era violazione del suolo pubblico, e lui quindi è stato in casa 10 anni, perché alla fine hanno dimostrato che hanno reso il locale accessibile anche per chi ci lavorava, perché lui ci lavorava. Quindi portava avanti una battaglia. Daniele era il proprietario dello Yeti. No, proprietario socio, sì. E quindi praticamente è stata una cosa lunga e faticosa, però è riuscito tramite appunto un amico avvocato e varie situazioni, è riuscito a togliere una barriera nel suo quartiere, nel suo contesto di vita. Quindi più che altro è cercare di capire come ha fatto, che pratiche ha utilizzato, che avvocati ci stanno che ci aiutano, per esempio. Cioè anche far rispettare le leggi, secondo me, che esistono, perché esistono. Sì, la cosa che è successa a Roma gravissima è questa cosa qua, che la gente non reagisce. Hai detto una cosa giusta, che è questo, poi secondo me, il fatto che è successo negli ultimi anni, che io a volte non mi capace, dico ma come mai non reagite? Esatto, quello che cerchiamo di fare, credo, ognuno nelle proprie frontiere, è di cercare di unire di nuovo le persone, perlomeno prima di tutto è fare di nuovo pensare insieme, perché pure pensare, cioè dialogare, e quindi si guardano e dicono ma noi siamo tutti d'accordo più o meno, non è vero? Quindi questa roba che ci raccontano, cioè è vero, probabilmente esistono anche i super razzisti, i super fascisti, però io vedo che magari partono così e poi quando ci parlo un po' le persone invece sono più o meno d'accordo con quello che penso io, cioè ovvero che
nessuno deve sopraffare l'altro, che male te fa uno se è immigrato, cioè nel senso cose basiche, siamo più o meno tutti d'accordo. E metterlo in pratica poi è il problema, che poi alla fine ognuno pensa sempre a... Poi ritornano da soli nelle loro televisioni, nelle loro cose, nella loro frustrazione personale, nella solitudine, poi questa cosa... Se si sta insieme ci... mi sembra che ognuno si comprenda un po' di più. Cioè ti rendi conto, uno sputi in faccia a quello che è nero, cioè nel senso se sta insieme ti rendi conto che quella persona, anzi magari è una persona, siamo tutte persone alla fine, quindi sì, per noi è ovvio, però io credo anche per la gente che è qui in questa città, la maggior parte delle persone sono buone, è una città potenzialmente grandiosa, offesa, isolata, e quindi però passeggiare è fondamentale per tornare a innamorarsi, come dice lo slogan un po' del festival, in slow emotion, cioè anche il tempo, le persone oggi sono prese i mezzi voracci, non so quanta gente è venuta con l'autobus fino a Corviale, pure quelle sono, cioè, d'amore, senso, pure questo sì, d'amore pure, no, cioè nel senso non c'è bisogno di avere per forza una gamba rotta per dire oddio non me va di fare questa cosa, cioè magari persone come mi è capitato di conoscere con te, dici che io li trovo molto più energiche, tanta gente che conosco, secondo me fondamentalmente depressa, e quindi prende oggi questo autobus e vieni qua, un atto sì, però cioè, una volta che fai quest'atto poi lo rifai, sono stata bene, ah ma dai ho conosciuto quello, ho fatto amicizia, l'amicizia pure è importante, perché cioè noi per esempio ci siamo conosciute così, sono anni che ci siamo conosciute per eventi, però poi alla fine posso dire un'amica mia ci incrociavamo, sì, bene, alla fine cioè non è che dico Martina, cioè ah la mia amica Martina, cioè nel senso abbiamo fatto un'amicizia, se io ho bisogno di una cosa te la chiedo, tu più o meno uguale, proprio se ci sentiamo per mesi, però ecco è un rapporto in cui ci possiamo dare la mano, e questo manca tanto in città secondo me, poi quando si cresce è difficile fare amicizia, noi siamo sulla strada. Pensa che vai in ufficio tutti i giorni, che magari sempre le stesse persone, le stesse cose. La vita, ragazzi, cioè non è cattiveria, c'è poco tempo, vedi sempre fare la stessa strada tutti i giorni. Noi sai, ogni giorno abbiamo la fortuna di... siamo morti di fame, però siamo libere. Sì, bello. Quindi con questa bellissima, perché secondo me la libertà, però è sempre una cosa, come l'amore, su uno dei temi centrali. Se non sei libero non ti innamori, o sono amori malati, no? Cioè gli amori che non so, liberi inteso profondi, liberamente profondi, che significa rispettarsi. Sì, comunque con la parola libertà mi sembra bello chiudere questa intervista. No, perché potremmo andare avanti per ore, però... Mi devi presentare poi il nuovo acquisto qua. Sì, infatti volevamo ringraziare anche Sasha che sta dietro la telecamera, che ci sta filmando. È stato con noi queste quattro giornate, io ancora so poco di lui, ma sono già innamorata a puntino. E quindi ci rincontreremo presto con un'altra passeggiata, e siamo contentissimi di aver partecipato, e chiudiamo con questa bellissima intervista con Giulia. E l'ora di condividere ovunque, quindi appena ce l'avete pronta. Allora, ciao, un saluto da Radio 32, Giuliana Nania. Grazie Radio 32.